Giovedì 8 febbraio, bentrovate e bentrovati in questo giovedì grasso, tutti insieme con Liberi Dentro ed Uradio TV, la trasmissione che, come sapete, tutti i giorni vi fa compagnia per parlarvi di tante cose a tema carcere nella maggior parte dei casi. E infatti oggi Alessandro vi leggerà una lettera ricevuta da Alex. In realtà è stata pubblicata dalla redazione di Ne vale la pena e l'argomento è comunicazione animale come antidoto alla comunicazione televisiva. Il titolo è molto interessante. Ti lascio la parola, Alessandro. Ciao Antonella e ciao a tutte e tutti. Oggi è giovedì e, come giustamente hai anticipato tu, Antonella, è tempo di giovedì alla dozza. Oggi leggeremo questo articolo di Alex che si chiama La comunicazione animale come antidoto alla comunicazione televisiva. Nella prima parte dell'articolo Alex passa in rassegna gli anni 70, 80 e 90, tempi bui in Italia, tempi bui dove hanno fatto da padrone la strategia della tensione e lo stragismo. In questi anni, che sono quelli chiamati anni di piombo, il terrorismo e la criminalità organizzata hanno messo a ferro e fuoco tutta l'Italia e le persone, nessuno escluso, hanno avuto timore a uscire di casa per molto tempo. Alex ha ricordato dell'omicidio Moro, ha ricordato della strage della stazione ferroviaria di Bologna e anche quella a Firenze. Ora leggiamo la seconda parte del suo articolo. Sono passati 30 anni da quando il terrorismo e la mafia minacciavano militarmente le istituzioni nazionali, ma oggi il clima è fortunatamente ben diverso. Si può prendere tranquillamente un treno senza la paura di saltare per aria e si può vivere serenamente in ogni città italiana da un capo all'altro dello stivale. I cittadini oggi sono finalmente liberi dalla paura. Sono finalmente liberi fino a che non accendono però la televisione. Credo infatti che i palinsesti televisivi abbiano avuto un'influenza negativa sugli spettatori, inculcando in modo ingiustificato paure e ansie che condizionano il clima collettivo, portando poi le persone a rifugiarsi dentro se stesse e a rifiutare i rapporti sociali e a rifiutare anche la convivenza con l'altro. L'altro, che spesso è dipinto come una minaccia, che sia un extracomunitario, un rom o un ragazzino armato. Nei talk show televisivi si descrivono città pericolosissime dove è altamente sconsigliato passeggiare la sera, visto l'alto rischio di borseggi o di risse fra adolescenti o di aggressioni a scopo di rapina o addirittura di violenza sessuale. La microcriminalità è senz'altro un fenomeno da considerare, ma nulla a che vedere con la violenza che l'Italia ha dovuto combattere nell'affrontare e sconfiggere fenomeni collettivi come la mafia o come il terrorismo. Ma alla politica, che è alla ricerca del consenso facile, conviene parlare sempre alla pancia e mai alla testa dell'elettorato. Per cui anche episodi di modeste dimensioni alimentano la preoccupazione e la paura all'interno dei cittadini. La risposta che viene data alle paure è sempre di tipo forcaiolo e repressivo, e a poco servono i dati statistici sulla diminuzione costante dei reati per rassicurare le persone. Non si assiste poi a un confronto in televisione che sia serio sulle ragioni per cui si sviluppa la microcriminalità, né tantomeno ad un'analisi compiuta sulle soluzioni di welfare sociale che metterebbero un freno a queste paure. Non bastano del resto i successi conseguiti dallo Stato nelle battaglie contro il terrorismo e contro la criminalità organizzata per porre un freno a questa corsa al terrore. Per cui basta richiamare un termine come mafia per far tornare il cittadino a quella pericolosità sociale che si avvertiva 30 anni fa. Forse dovremmo fare semplicemente ricorso alla comunicazione animale, per cui un segnale di allarme è un adattamento contro i predatori. Gli animali possono captare quale membro del gruppo sta effettuando il richiamo e selezionare solo quello che proviene da un animale considerato affidabile. Tutti gli animali, poi, di scarsa affidabilità, vengono invece ignorati. E così si dovrebbe fare anche con tutti quei politici che fomentano la paura nelle piazze, per poi trarre esclusivamente vantaggi personali o elettorali a scapito dei cittadini e di tutta la comunità che amministrano. Beh, dovrebbero in primis non farsi irretire dalla volontà di fare degli scoop o comunque
di rendere le cose così interessanti, così entusiasmanti e così anche spaventose quando in realtà non lo sono. Ecco, a volte è più importante ridurre tutto ai minimi termini piuttosto che infiorettare e utilizzare delle parole che poi tendono invece a sollecitare l'interesse, perché poi è questo che cerca di fare il giornalista, anche su argomenti che magari potrebbero essere trattati in un altro modo, con un registro un po' più, diciamo, basso. Questa purtroppo è una caratteristica del sensazionalismo che imperversa nella stampa e di cui tutti più o meno scivolano, e quindi ecco, bisogna stare un po' attenti, bisogna stare attenti perché comunque dall'altra parte ci sono persone. E ricordo che esistono anche forme diverse di giornalismo, tipo il giornalismo costruttivo, che ha la sua carta etica e che quindi ha tutta una, diciamo, impostazione comportamentale che tende soprattutto a rispettare le persone. Ma mi fermo qua per ridarti la parola, Alessandro. Sì, Antonella, adesso dobbiamo lanciare l'ospite della settimana. Io dal canto mio ho apprezzato le tue parole per quanto riguarda i giornalisti e mi accodo anche a quello che dice Alex per quanto riguarda invece l'altro lato della comunicazione con l'elettorato, ovvero i politici. Alex ha detto una cosa molto saggia, ovvero cercare di fare come fanno gli animali, ovvero non fidarsi di quei soggetti che sono invece coperti da scarsa affidabilità. Fermiamoci qui però e vi lasciamo con l'ospite della settimana. Abbiamo ascoltato Davide, il fondatore dell'associazione Il Cerchio dalla Via Libia a Via Libia, nei giorni scorsi. Quest'oggi andiamo invece a conoscere coloro che vengono chiamate le zie del Cerchio dalla Via Libia a Via Libia e sono chiamate così perché si prendono cura delle persone che vengono accolte e lo fanno da molti anni. Ascoltiamole. I nomi perché io all'inizio non me li sono presi. Daniela. Ciao Daniela. Daniela. Ciao Daniela. Rossella. Ciao Rossella. Rosa Maria. Ciao Rosa Maria. Maddalena. Ciao Maddalena. Ciao a voi. Vi chiedo, quando venite qui? Che cosa fate qui? Una volta alla settimana. Ok, una volta alla settimana. Che cosa venite a fare? Hai visto? Quello di cui c'è bisogno. Io ho visto però. Dall'incontro con i ragazzi, il condividere con loro alcuni aspetti della loro vita, della nostra, fare da mangiare, le sì. Pulizie. Così, quello che serve. Ok. Insegnare italiano, se cose anime. E da quant'è che lo fate? 4-5 anni. Dal 18? Sì. Dal 18-19. No, 19. 19 loro, io dopo. Ok. E come avete conosciuto questa realtà? Cioè, ve l'hanno detto oppure... Allora, l'abbiamo conosciuta grazie ai giornali. Perché nel 2018, 19, è stato fatto a Bologna un campus. Che cos'è il campus? Riuscivo se Francesco a spiegarlo. Comunque era un insieme di giovani che venivano da tutte le parti d'Italia per vivere delle esperienze di volontariato. Tra i vari progetti che quell'anno c'erano, c'era il ponte, poi c'erano delle scuole elementari, poi c'erano diversi progetti dove loro facevano questa attività per una settimana, perché questi ragazzi si dividevano in gruppi e alcuni sono venuti al ponte, finita questa settimana. Noi abbiamo conosciuto attraverso loro questa realtà e abbiamo pensato bene di proseguire perché ci aveva preso il cuore. Sì, e ci sembrava importante anche un modo per vivere la nostra fede, il nostro essere cristiani. Ok, quindi è sia una scelta di fede
ma soprattutto una scelta di umanità, esatto, di concreta. Mi piace molto questo aggettivo, concreta, perché non è né una questione di volontariato né una questione di, è di pragmaticità. E perché? Perché questi ragazzi attiravano molto, cioè questa realtà vedevamo che era delle più, oggi è molto attuale, ecco, e sentivamo che è un'esperienza bella che arricchisce, così, e ci pareva che appunto per la fede che abbiamo anche fosse quello che la nostra fede ci propone, insomma, quello che è. Grazie. E quindi avete fatto altre esperienze come queste nella vostra vita, oppure questa del Ponte di Via Libera è la prima in questo senso? Sì, di questo tipo per me era la prima. Anch'io anche era la prima, ho vissuto altre esperienze, ma anch'io poi giovane, altre, ma campi estivi, ma diverse, insomma, ovviamente. Ma c'era questo aspetto sociale, politico anche, ecco, questo, questa ricchezza di umanità che è trasformare qua. A voi vi chiamano le zie, se ho capito bene. È vero. Anche perché è facile. Ecco, noi ci chiamano le zie perché cerchiamo poi, quando siamo qua, di creare un clima di famiglia. Cioè questo non è un luogo dove noi veniamo per svolgere un'attività. No, è una casa, ecco, noi la viviamo così, come una casa, dove la nostra famiglia si allarga. Con tutti questi ragazzi che entriamo, quindi per noi è la casa del ponte, sentiamo questo, non vivere il volontariato tanto perché voglio fare qualcosa, ma nasce proprio da un'esigenza interiore, no? Che abbiamo umanità. Ecco, noi crediamo che la fede, ecco, non è un qualcosa che deve stare in cielo, ma deve essere vissuto qui in terra, ma con delle azioni vere, ecco, dove ti sporchi tra virgolette le mani, dove ti, questo vivere secondo me è quello che Chiara Lubich, che è la fondatrice del movimento del popolare, ci ha insegnato da sé. Ho capito. Ha cominciato con la guerra, dove andava a raccogliere i poveri e in Trento, ma io che abbandonò gli ok. Una cosa che vi chiedo, forse un po' personale, quindi se volete non rispondete. Ci sono dei ricordi che vi legano a questo posto, al Ponte di Via Libia in particolare? Intendo ricordi anche magari di conoscenze che avete fatto con i ragazzi o non solo. Se c'è stato un momento in particolare che vi portate dentro, ecco. Di un ricordo di qualcosa, sì, che è vissuto qui? Per me sicuramente è stato anche l'inizio, che siamo venuti qua perché l'ambiente era completamente diverso, c'era l'acqua calda, c'era, quindi il vivere in una situazione così di disagio, questo mi ha portato, mi ha toccato il cuore vedere che questi ragazzi erano felici di vivere per loro nella regia questa casa, e io sentivo la fatica a viverla come era. Sento che questo me lo, poi le tante persone che abbiamo incontrato, ognuno con la sua storia, perché adesso tu avevi sembrato, non dico che sia bella, ma perlomeno bianca, ma qui sembrava di entrare nell'antro. Io sono di Bologna, dove ci pianeva, ecco, quindi sembrava di essere nell'antro, non so dove. E non c'era neanche la parte lì della, c'era il lavabo, c'era un piccolo mandino con l'acqua fredda dove vedevamo su, tu ci trovavi dentro le lumache, ci trovavi dentro la terra, e poi anche per le lumache, la lettera, quindi era, il bagno era un gabinetto, era una realtà proprio veramente un po' faticosa, ecco. Forse è questo che ci ha aiutato proprio ad andare avanti. Sì, per me è anche come dicevamo, pensare che le persone potessero vivere così
mi spingeva a cuore, e allora mi era venuto questo desiderio, questo sogno che il posto si cambiasse, insomma diventasse più dignitoso. E questo sogno l'ho comunicato pure a lui, l'altro che aveva fatto dall'anno a Luppiano, che è una cittadella in Toscana dove si vive, vivono persone di tanti paesi cercando proprio di volersi bene fra di loro, e con la spiritualità del movimento dei focolari, e quindi l'ho comunicato, e la cosa bella è stata che dopo dei mesi veramente questo posto, cioè il sogno si è realizzato, quindi ottenuto dei finanziamenti, certo, sì. E questo così, quindi era un sogno che è arrivato a compimento, insomma. E rieccoci per passare la parola alla rubrica del giovedì, che è Pillole di Antigone. Oggi Francesca Stanizzi, che è la coordinatrice dello sportello di Antigone nella casa circondariale di Rebibbia, nuovo complesso, ci parla delle attività dello sportello. È molto importante, molto interessante sapere nelle altre carceri, e non quelle dell'Emilia Romagna intendo, che cosa succede. Ascoltiamolo insieme. Bentrovate e bentrovati, oggi vi racconteremo dell'attività che viene svolta dallo sportello per i diritti delle persone detenute dell'Associazione Antigone, attivo presso la casa circondariale di Rebibbia Nuovo Complesso a Roma. Si tratta di un'attività di volontariato che si può considerare in un certo senso parallela a quella che viene svolta dal difensore civico della medesima associazione, con la differenza naturalmente che in questo caso l'attività dei volontari viene svolta naturalmente in presenza all'interno dell'istituto penitenziario, quindi tramite colloqui che vengono effettuati direttamente con le persone detenute che richiedono di dialogare con i volontari di sportello. Importante tenere presente che lo sportello attivo presso l'istituto penitenziario di Rebibbia Nuovo Complesso è il primo sportello che l'associazione Antigone ha attivato sul territorio, che invece ad oggi conta ben 11 sportelli all'interno del tessuto nazionale. L'attività di sportello ha un'importanza fondamentale nell'attività di volontariato che l'associazione porta avanti e di supporto alle persone detenute, in quanto consente di rendere maggiormente efficace l'attività che appunto viene anche svolta in maniera particolarmente importante anche da remoto, in quanto il primo aspetto di rilievo che è opportuno evidenziare è che le informazioni che sono necessarie ai volontari affinché costoro possano agire in maniera celere ed efficace per la gestione dei casi che si presentano loro possono essere raccolte ed esaurite all'interno di un unico colloquio, di un unico momento, comunque di un numero di una tempistica inferiore rispetto a quanto invece necessario in generale quando invece la raccolta di informazioni avviene da remoto. Un ulteriore aspetto non di minore importanza è il contatto diretto e quindi il contatto umano che si viene a creare con le persone detenute in quanto ci si incontra di persona, e si crea quindi un dialogo diretto, c'è un dialogo personale e si riesce quindi a creare una forma di dialogo molto più diretta e importante, che riesce anche a rendere il colloquio maggiormente efficace anche sotto questo importante punto di vista. Lo sportello di Rebibbia Nuovo Complesso è attualmente composto da circa una decina di volontari che entrano all'interno dell'istituto penitenziario con cadenza settimanale e nella giornata attualmente individuata nel mercoledì pomeriggio. L'orario di sportello è individuato dalle 16 alle 18.
e di sotto è l'orario massimo entro cui i volontari devono essere fuori dall'istituto penitenziario, in quanto è previsto che tutte le attività che vengono svolte da parte di esterni all'interno dell'istituto cessino a quell'orario, come disposto dalla direzione d'istituto. All'interno di queste 2 ore i volontari cercano di effettuare il maggior numero di colloqui possibile al fine di riuscire appunto ad incontrare il maggior numero di persone che si riesce a gestire nell'arco della settimana che poi segue i casi che si sono incontrati e far sì che nel corso dell'ingresso successivo, laddove sia necessario, si rincontrino le medesime persone che si sono incontrate nel corso della settimana precedente ed eventualmente recar loro gli aggiornamenti rispetto al caso che si sta gestendo. Occorre tenere presente che la casa circondariale di Re Bibbia Nuovo Complesso si configura come un istituto penitenziario di notevoli dimensioni, in quanto allo stato conta una popolazione penitenziaria composta da circa 1500 persone detenute, il che reca con sé un quantitativo di persone che vogliono incontrare il personale di sportello particolarmente consistente e quindi particolarmente anche complesso riuscire a in qualche modo ad incontrare, venire incontro alle esigenze di tutti coloro che vorrebbero incontrare i volontari di sportello. Per tale motivo ciò che si cerca di fare è cercare di contenere il colloquio con la singola persona in un arco di tempo che non sia superiore ai 10-15 minuti. Anche questo però è un aspetto che non sempre si può determinare in via preventiva, in quanto in ogni caso vi sono dei casi che richiedono un tempo di colloquio necessariamente superiore per complicanze di vario tipo o per la complessità che il caso medesimo reca con sé. Per quanto riguarda le modalità attraverso le quali le singole persone detenute possono entrare in contatto con i volontari di sportello, queste si avvengono nel seguente modo. In primo luogo i volontari di sportello, una volta che l'attività viene avviata, entrano in contatto con i singoli scrivani di reparto affinché costoro diffondano la notizia che lo sportello è attivo all'interno dell'istituto penitenziario e siano gli scrivani stessi a diffondere la notizia tra la popolazione detenuta del rispettivo reparto all'interno del quale svolgono la propria attività. Poi le singole persone compilano la cosiddetta domandina affinché richiedano di incontrare i volontari di sportello al fine di effettuare un colloquio. Quindi poi i volontari settimanalmente, in base al reparto al quale riescono ad accedere, in base al tempo che si ha a disposizione, richiedono di parlare con lo scrivano oppure hanno un luogo all'interno del quale vengono custodite tutte le domandine. In base alla data in cui sono state presentate, iniziano a smaltirle, quindi ad incontrare le singole persone che hanno chiesto di parlare e dialogare con i volontari di sportello e chiedono quindi all'agente di polizia penitenziaria che si trova in quel momento all'interno del reparto di chiamare la persona per effettuare il colloquio. All'interno dei singoli reparti vi sono infatti delle stanze adibite ad effettuare i colloqui con i volontari. Le autorizzazioni con le quali il personale volontario, diciamo, di sportello è autorizzato all'ingresso all'interno dell'istituto penitenziario sono quelle di quell'articolo 17 dell'ordinamento penitenziario, quindi appunto personale volontario che entra all'interno degli istituti penitenziari. Per quanto riguarda più nello specifico le tipologie di attività che lo sportello porta con sé all'interno dell'istituto, si tratta di attività di tipo informativo in primo luogo, quindi si cerca di aiutare le persone detenute a comprendere quali sono possibili vie che possono intraprendere in quel momento in base a quella che è la loro situazione, astraendosi comunque da entrare nel merito della situazione penale e processuale delle singole persone che si vanno ad incontrare in quel determinato momento, supporto nella redazione delle istanze che vengono comunque presentate a nome della persona detenuta medesima, però comunque con un supporto redattivo che viene effettuato appunto dai singoli volontari.
e poi solleciti di vario tipo alle autorità competenti o segnalazioni, ad esempio all'area sanitaria, alla direzione o anche ai garanti territoriali. Infatti è importante un altro aspetto da sottolineare, che un'attività di sportello attiva circoscritta all'interno di un singolo territorio può attivare un dialogo efficace con le autorità di territorio che sono competenti all'interno di quel determinato luogo. Quindi nel caso di specie con il garante regionale del Lazio e con il garante comunale di Roma, con i quali si instaurano spesso dei dialoghi che consentono quindi di segnalare i singoli casi, che consentono loro di intervenire in base alle rispettive competenze. Un altro aspetto rilevante consente di rendere l'attività di sportello particolarmente efficace riguarda la circostanza che i volontari possono, attraverso l'ingresso, dialogare in maniera più efficace con il personale dell'istituto penitenziario medesimo, quindi con i funzionari giuridico-pedagogici, con gli agenti di polizia penitenziaria, psicologi, educatori del SERD, consente quindi ai volontari di dialogare con loro rispetto ai singoli casi che ci si trova ad affrontare e quindi individuare insieme quella che può essere una strategia di intervento, e quindi individuare un canale comunicativo che consenta di comprendere quale possa essere l'attività migliore per nell'interesse della persona che si è incontrata, e quindi affrontare nel modo migliore possibile il singolo caso. E anche questo Giovedì Grasso termina qui. Speriamo ci abbiate seguito con piacere e che vogliate scriverci a redazioneliberidentro@gmail.com oppure a casa Don Giuseppe Nozzi, via del Tuscolano 99, 40 128 Bologna. Un saluto a tutti voi dalla redazione di Liberi Dentro e Radio TV, e ci vediamo domani. Ciao!